bene, allora, comunque, nel luglio del 22, miei cari amici, oltre alla grande vittoria strabiliante del Vado, si è verificata un'altra cosa molto importante in Italia, leggermente più importante. Tutti i sindacati di sinistra organizzarono uno sciopero generale contro le violenze fasciste e contro lo Stato che non faceva nulla per limitarle. E a questo proposito Mussolini inviò un telegramma segretissimo a tutte le sedi del Partito Nazionale Fascista, indicando che se lo sciopero non fosse stato fermato nell'arco di 48 ore, sarebbero intervenute le squadre d'azione fasciste e avrebbero occupato le sedi provinciali di tutte le città in cui lo sciopero si svolgeva. A fare tutta questa organizzazione fu chiamato Italo Balbo. Bellissimo. Ecco, Italo Balbo, quel signore lì. Italo Balbo è un fascista molto importante all'inizio, no? Tanto fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma che poi verrà fatta a ottobre. E poi divenne molto importante dal punto di vista aviatorio. Famose sono state le sue imprese aviatorie famose in tutto il mondo. Trasvolata. Fra cui la trasvolata Italia-Brasile. Divenne quindi ministro dell'aeronautica al governo Mussolini. Molto famoso, tanto che Mussolini lo inviò poi governatore della Libia. Ciao. Perché i fascisti un po' lo erano così, no? Quando una persona diventava un po' troppo, e via. Era proprio così, era l'usanza così di quei tempi. E Italo Balbo quindi organizzò le squadre d'azione fasciste e prese d'assalto tutte le città dell'Emilia Romagna. Quindi Bologna, quindi Piacenza, Ravenna, arrivò fino Firenze. A Firenze, che non è Emilia Romagna, però anche lui fu occupato. Anche, cioè, praticamente bruciato. Un'altra città, Reggio Emilia, tutte, adesso andiamo con tutte le province, diciamo. E prendeva praticamente posizione nelle città, bruciava le case del popolo come questa bellissima società in cui siamo qua stasera, sarebbe stata rasa al suolo immediatamente. E tutte le province furono distrutte, esclusa una, Parma. A Parma, ragazzi, successe una cosa veramente incredibile. Un certo Guido Picelli, un socialista, eccolo qua, vedete, molto più bello di quello di Guido Picelli, che era un socialista internazionalista, a Parma cosa fece? Riunì tutte le forze antifasciste, che andavano dai cattolici ai comunisti, ai repubblicani, a tutte le forze, quelle, compresi persino gli anarchici. Pensate, fu la prima volta nella storia che gli anarchici e i comunisti si misero assieme per lottare qualcosa in comune. A Parma lo sciopero aveva avuto delle adesioni bolscevica, come si dice, no? Era praticamente stato un successo incredibile. E Picelli formò gli Arditi del Popolo. Il nome sì. Ha sbagliato. Però non è che fosse molto di sinistra, gli Arditi del Popolo. Però insomma, vabbè. E comunque sì, con gli Arditi del Popolo cominciò a prendere il potere a Parma, nella città. E Mussolini e Italo Balbo organizzò una forza di fascisti di circa 10.000 persone e circondò la città e occupò addirittura la parte di Parma, il centro storico. Nella zona di là del fiume, quindi nel quartiere oltre Torrente, si organizzò invece una forza tramite le dita del popolo di resistenza vera e propria. Intanto il governo italiano aveva stabilito un assedio militare in tutte le città d'Italia in cui si svolgevano ancora gli scioperi, e lo sciopero quindi si risolse in un fallimento completo in tutta Italia. A Parma la resistenza si coagulò attorno alle dita del popolo, che erano circa 300, e resistettero contro 10.000 fascisti. Innalzarono delle barricate e scavarono delle trincee. Tutta la città era unita insieme, persino le donne e i bambini, organizzando una difesa, un'organizzazione proprio di caratteristiche militari. Lo stesso Italo Balbo rimase molto sorpreso da questa cosa, rimase molto stupito, e sul suo diario personale scrisse queste parole, state a sentire: se Picelli dovesse vincere, i sovversivi di tutta Italia rialzerebbero la testa. Sarebbe dimostrato che armando e organizzando le squadre rosse si neutralizza ogni offensiva fascista. Pensa un po'. Qui è una cosa molto importante. Voi pensate, se a quei tempi,
tutte le forze antifasciste si fossero unite insieme, avrebbero posto comunque una grossa resistenza. Poi magari le cose sarebbero andate avanti allo stesso modo, però comunque sia, ci sarebbe stata forse un'altra via, no? Che quella che arrendersi assolutamente come è stato fatto. Chi ha orecchie a ben intendere, intendo. I primi giorni d'agosto avvengono le prime scaramucce, diciamo. Italo Balbo si rende conto che può conquistare la zona oltre torrente solamente ingaggiando una battaglia, quindi facendo scorrere moltissimo sangue. Allora decide di ritirare le forze. E Guido Picelli si mette d'accordo col prefetto e permette l'ingresso dell'esercito nella città, accolto dalla popolazione festante. Parma rimane libera ed è stata l'unica città del 22 che ha opposto una resistenza vittoriosa al fascismo. A questo punto mi chiederete, Picelli che fine ha fatto? Picelli ha fatto una vita da inferno. Innanzitutto ha perso il lavoro, chiaramente, perché dopo quello che ha combinato non poteva. Ha fatto tantissimi anni di carcere, che solamente paragonabili a quelli di Pertini. Nel 1937, il 5 gennaio, quindi, fra pochi giorni, sempre per la libertà, ha trovato la morte, insieme alle brigate internazionali, nella guerra di Spagna, sulla montagna di San Cristobal. Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava, troppi morti m'hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare. Ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare. Chiude gli occhi e comincia a sognare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie, quei poeti, ma che brutte creature. Ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti a casa mia. Dice che il movimento vincerà, i nuovi capi hanno facce serene, e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire gli aquiloni. Si è seduto tra ricordi vicini e i rumori lontani. Guarda il muro e si guarda.